Dire che sono tornati un'altra volta è sbagliato? Beh, me l'aspettavo, nel senso che chi ha che c'ha il negozio di biciclette adesso è bersagliato da questo tipo di furto. A che ora sono arrivati, si sa? Sì, le telecamere sembrano le 4:48. Quanti sono? Quattro. Quattro persone. Con che hanno sfondato? Hanno sfondato con una macchina che hanno rubato qui vicino a un paese. Quindi era un'auto rubata? Sì, anche il furgone era rubato, che hanno caricato il materiale. Ecco il materiale, che cosa si sono portati via? Sono portati via le biciclette, le prime cose che si sono trovate lì. Chiaramente sono massacrate perché, come si vede dalle immagini, c'è poco da recuperare. Si sono portati via dei rottami. Via, sì. Dei rottami, sostanzialmente. Ma a lei che danno hanno fatto? I danni adesso li stiamo valutando, ma non sono così bassi, sono ingenti. Adesso dobbiamo quantificare. Ha già fatto denuncia? Sì. Sono venuti subito carabinieri, polizia, vigilanza. Quindi lei si è accorto perché? Ha scattato l'allarme? Sì, ha scattato l'allarme, poi mi hanno chiamato quelli della vigilanza, sono arrivati i carabinieri, sono arrivato a cose fatte come loro, perché con un minuto e mezzo, due minuti, loro fanno il tutto. Purtroppo è una condizione che siamo bersagliati, chi ha il negozio di biciclette adesso è... Ma questa zona qui in particolare è a rischio di Ponte San Giovanni? Ma fino adesso non c'era stato niente che faceva presagire qualcosa del genere, anche perché ero stato attento a quello che era la sicurezza dei negozi. Però ho visto che un po' dappertutto succede questo, quindi Ponte San Giovanni è un luogo come un altro. Poi è tanto frequentato da tantissima gente, è lungo la quattro corsie, quindi come dire, uno esce, colpisce e scappa, no? Logisticamente purtroppo è purtroppo predisposto.